delle emozioni veramente eccezionali, incredibili, come per certi aspetti svegliarsi da un sogno, non te l'aspetti, non pensi di essere riuscito proprio a fare questa impresa e poi dici effettivamente ce l'ho fatta, non ci posso credere. Ma di sicuro ore e ore, centinaia e centinaia di chilometri macinati in acqua, sacrifici, ma diciamo che oltre il patimento che ho sofferto io c'è anche il sacrificio, il tempo, la dedizione che comunque hanno investito i miei genitori, i miei familiari, mia moglie, mio figlio e tutti i miei amici, perché comunque c'è una persona che va a ritirare la medaglia, però è merito di un team, come per esempio le persone che mi hanno sostenuto, come per esempio Confindustria Nautica. Di sicuro sto guardando con molto interesse i mondiali che ci saranno nel 2025. Sarà di sicuro un anno importante, un anno in cui dovrò cercare di riaffermarmi come campione, perché comunque ci sono sempre nuovi giovani, però l'impegno c'è, la costanza anche, soprattutto mentalmente sono molto focalizzato.